Derby senza storie all'Angelini, il Chieti supera il Cirano con un secco 3-0 che non ammette repliche e che ha messo in evidenza un paio di diciottenni di belle speranze tra i neroverdi, Carlini e soprattutto Orlando, per quest'ultimo due gol e altre giocate pregevoli. Gara dominata in lungo e in largo dal Chieti contro i marsicani che si sono dimostrati poca roba a dispetto degli ultimi quattro precedenti in Lega Pro che parlavano di una vittoria marsicana e tre pareggi. Il tecnico teatino Ronci recupera dalle rispettive squalifiche centravanti Vano e Arcamone, il primo in campo, il secondo in panchina. Nel 4-3-3 Esposito e Orlando agiscono ai fianchi dell'armadio laziale, nel Celano ancora squalificato l'allenatore Pasquale Luiso, al suo posto il mister della Juniores Alessandro Conti, c'è Mercogliano in appoggio della prima punta Buongiorno, ex Messina. Passano 8 minuti e mezzo ed è già a vantaggio per il Chieti con Francesco Orlando, il quale con questo tracciante da oltre 20 metri inaugura la sua bella giornata e fa spellare le mani ai tifosi dell'Angelini. Celano in balia dell'11 di Donato Ronci, il raddoppio è già nell'aria, il Chieti ci va vicino al quindicesimo con il duetto Vano Esposito, fuori di poco il diagonale del fantasista Molisano, e poi arriva al 19esimo sugli sviluppi di un corner, la palla arriva a Orlando, la cui conclusione sporca passa in mezzo ad un mucchio di persone e sorprende Amabile, doppietta per il giovane Tarantino e gara già in ghiaccio. C'è solo il Chieti che al 38esimo sfiora il tris, Orlando stavolta è l'assist man, Vano clamorosamente non riesce a spingerla dentro ad un passo dalla linea di porta. Ripresa e subito due novità per il Celano, Calabrese e Suleman per Lupo e Mercogliano. Centrali il tentativo di Piccerilli in apertura di secondo tempo, al quarto punizione di Vitale per Prinari che non impensierisce Amabile. Il primo vero lampo ospite arriva per merito di Suleman, bella solo ma Schina fa buona guardia. Al 17esimo sono ancora evidenti le lacune celanesi, Vano prova ad approfittarne ma Amabile recupera la posizione. Lo stesso Amabile blocca il rasoterra di Esposito, con il Chieti in pieno controllo Ronci usa la panchina, dentro Di Pietro, Carlini e Arcamone. La più grossa palla gol ospite arriva al 36esimo, uscita di Schina non perfetta, Calabrese spara alle stelle, il potenziale 2-1. E a un minuto dalla fine il Chieti cala il tris, gioia per Carlini che gira in rete il cross basso di Prinari. Buon Chieti, da testare contro avversari più tosti, per il Celano c'è tanto da fare per migliorare. Nel dopogara Donato Ronci e Luigi Amabile. Sì, abbiamo fatto una buona partita, l'approccio è stato ottimo. Volevamo questa vittoria, ma soprattutto più che la vittoria volevamo una grande prestazione davanti al pubblico. Stiamo crescendo, stiamo lavorando bene, è chiaro che ci sono ancora tanti margini di miglioramento, la squadra deve fare quello che ha fatto a tratti, la deve riuscire a fare con continuità per gli interi 90 minuti. Poi è normale che il secondo tempo abbiamo gestito un po' più il risultato, rifiatando un attimino, aspettando magari l'occasione per colpirli. Nel complesso sono contento, però c'è tanto da lavorare sotto tutti i punti di vista, quindi andiamo avanti. Da lavorare c'è sempre, è normale, perché comunque siamo una squadra molto giovane, partiti un po' in ritardo, ma questo non deve essere un alibi, anche perché abbiamo dimostrato in Coppa Italia di affrontare due squadre che comunque giocano nel nostro girone contro Fermana e San Nicolò e siamo stati molto più bravi rispetto alle partite, anche se abbiamo incontrato la Maceratese e il Chieti, che sono due squadre blasonate per la vittoria del campionato. Quindi niente, adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla partita di domenica, un'altra partita difficile con la San Benedettese.